Volevo fare una domanda rispetto a se si può sapere qualcosa di più a questa cosa che è stata detta così en passant oggi sull'HAC, perché mi sembra una grande e importante struttura. Sì, posso dirtela perché sto parlando con l'onorevole Bertoli per fare questa cosa qui. Tra l'altro ci aiuterà un po' Andrea Chiodi ha un incarico notevole sull'HAC, si voleva fare una cosa di mattina che è più facile, dobbiamo ancora coordinare la situazione, volevamo fare una cosa dal libro al film, una roba di questo genere, coinvolgendo Mario Basini, ne abbiamo parlato, e coinvolgendo un regista importante, ecco, non posso dirvi niente. Più che altro è effettivamente se si fanno venire anche degli ospiti, stiamo lavorando anche insomma per fare qualche cosa di teatrale così, ogni tanto si ha un po' il problema degli spazi e quindi stiamo cercando, cioè è difficile riuscire adesso a parlare di un'ipotesi vera e propria di programma perché è davvero tutto un work in progress anche per queste questioni degli spazi. Però questo qui è un punto, diciamo, sicuramente che vogliamo portare avanti. Tra l'altro quest'anno è il trentennale della morte di Piero Chiara, per cui faremo proprio un evento specifico su Piero Chiara. Scusate, anche due parole, senza dire il nome. Allora, un'idea che ci è venuta a cena, perché poi le cose migliori nascono in queste situazioni qua, era di invitare qualcuno di completamente estraneo alla nostra realtà, sia territoriale, però magari anche culturale, insomma, quindi, e però dirgli studiati Piero Chiara, trova qualcosa che ti piace, mettici del tuo e rifai questa cosa a livello di performance, di lettura, di recitazione, di affabulazione, e siamo in contatto con un attore importante, secondo me molto bravo, e ci stiamo lavorando, insomma, non posso dirvi ancora di più, e anche perché qui dobbiamo trovare la location e non abbiamo la location, perché la location carina, capito, non posso andiamo in una situazione di 300 persone perché non li regge, dobbiamo trovare una bomboniera, non so. No, lui poi questa persona naturalmente è abituato anche a contesti teatrali importanti, ci è venuto molto incontro per quanto riguarda questioni economiche, però ovviamente ha posto un paio di paletti di tipo tecnico, no? Le luci, piuttosto vuole controllare queste cose, quindi non possiamo fare, non può essere una cosa improvvisata, ecco. Ci stiamo lavorando insieme a lui, naturalmente. Gervasini, da casa ci chiedono ci invocano il nome. No, non possiamo, adesso è troppo presto. Top secret. È troppo presto. Allora, abbiamo qui a Bretta San Pietro, avremo la premiazione del nuovo giallo sui laghi. Premio per racconti gialli ambientati sui laghi, che quest'anno sarà la quinta edizione, e io spero che possa anche approdare nelle località di lago della Lombardia. Sto guardando insieme, non sono mai riuscita, non ho mai avuto fortuna, mentre ne ho avuta tanta dalla parte di Milano, anche. Poi uscirà l'antologia con i racconti della quarta edizione, verrà presentata al BAF, tra gli autori c'è anche Aldo Lado, il regista, potentissimo. D'adozione. Sì, è stata a casa sua. Altre domande, altre cose per Alpina? Riccardo esce dalla giuria dei giovani. Perché io non sono attaccato alle giurie. Dice esce la giuria dei giovani e entra la Barbara Zanetti. Ottimo. Che è sempre la stessa testata. La Barbara Zanetti che doveva essere qua, ma non so cosa aveva un attimo. Allora, grazie a tutti voi di sostenerci, di aiutarci, di darci anche dei consigli. Diteci, prendi quello. Ho sentito la conferenza, ho sentito l'incontro. Ah, non te l'ho visto, la Franca Bellorini, l'altro notaio presente, e il suo lavoro è basilare, perché non fa il suo lavoro, io entro all'ultimo e basta per sapere. La novità è Andrea Giacometti, la novità è che la premiazione è un giorno solo, sia dei giovani che dei grandi, avviene tutto insieme in una giornata sola di fine ottobre, così abbiamo unito premio Chiara Giovani e premio Chiara Editi che si conoscono, ecco. I primi dei giovani, quello della paura, vedremo chi sono, i libri stanno già arrivando, ad ogni modo cominciano ad arrivare. Grazie a voi tutti.